Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi faccio il video con più luce rispetto all'ultima volta e volevo parlare della terza amichevole del Padova, la prima dopo il ritiro di Pieve di Cadore. Infatti oggi il ritiro è terminato dopo 2 settimane appunto lì, dove ci sono state anche due amichevoli, una contro il Sottocastello, una contro la Torres, di cui ne ho parlato comunque sul canale. Potete andare a recuperare lo short e il video dedicato qui, comunque sulla playlist dedicata al Padova per la stagione 24-25 troverete tutto. E arriviamo appunto a questa amichevole giocata a Feltre, sempre provincia di Belluno, per Dolomiti Bellunesi Padova, che finisce con il risultato di 0-1. Dolomiti Bellunesi, che è una squadra militante nella Serie D, quindi comunque di categoria inferiore alla nostra rispetto alla partita precedente contro la Torres. Vinciamo di misura e c'è da dire, sottolineiamo, che ci sono state tante occasioni sia per noi sia per loro, con i portieri protagonisti a evitare comunque una marcatura. E anche la difesa, soprattutto la loro, molto attenta a murare certe nostre conclusioni. Si vede già più gamba, ovviamente è sceso il livello rispetto alla Torres e lo sappiamo benissimo. Sappiamo che anche in caso magari di un non risultato positivo non dobbiamo stare a preoccuparci troppo del risultato di adesso, perché comunque è calcio di luglio, ok, si sta avvicinando piano piano l'esordio stagionale, che sarà il 4 di agosto contro il Cesena al Dino Manuzzi per il turno preliminare di Coppa Italia, partita che ci vedrà appunto affrontare la squadra neopromossa in Serie B, quindi tecnicamente favoriti loro sulla carta, quindi non mi sorprenderei di una uscita prematura dalla competizione, anzi tutt'altro, sarei sorpreso del contrario. Bisognerà vedere se ci sono già più idee, già più minuti nelle gambe quando ci arriveremo. Però parliamo della partita di oggi. Ragazzi, abbiamo segnato con Faedo al 43esimo. 1 minuto prima ci avevano negato un probabile rigore e purtroppo nemmeno questa, con copertura televisiva, non abbiamo potuto vedere assolutamente nulla, quindi molto probabilmente non so se riusciremo a vedere l'amichevole con il Sassuolo, quella del 31, che è la prossima amichevole, oppure direttamente la partita con il Cesena. Si spera che almeno quella col Cesena, vista che è Coppa Italia, si possa vedere in TV, perché sarei anche curioso di vedere il Padova di Andreoletti. Fatto sta che segna Faedo con un 1-2, un triangolo che lo chiude con Bortolussi in contropiede, un'incursione del nostro centrale di difesa, che abbiamo capito ha il vizietto del gol, e lo dimostra anche in amichevole. Io sono super contento di un difensore con queste caratteristiche. Ci serve sempre comunque un centrale che possa avere in canna anche qualche golletto. Super contento dell'acquisto di gennaio della scorsa stagione. Sono comunque fiducioso per questo Padova, poi bisogna vedere se le parole che ha espresso più volte il nostro mister Andreoletti riusciremo a replicarle in pratica nel campo, perché finché c'è la teoria tutto bellissimo, parole bellissime, poi bisogna vedere di riuscire almeno anche in parte, se non totalmente, metterle in campo e farle vedere. Sono curioso, ragazzi, purtroppo non possiamo parlare altro di questo se non del calcio di luglio, delle amichevoli, perché di mercato proprio zero. Si sta prospettando purtroppo all'orizzonte quello che ci avevano fatto capire, una immobilità sul mercato che fa paura. Fa più paura questo che il eventuale non risultato contro le Dolomiti Bellunesi. Quindi io non so davvero che ambizioni abbiamo, perché io vedo tante altre squadre muoversi davvero tanto.
sul mercato. Ho sentito anche di notizie per quanto riguarda il calciomercato, appunto, delle nostre concorrenti per il girone A. Spererei che certe notizie non fossero vere. Se fossero confermate, sappiate che io mi sfogherò tantissimo. Per il momento è tutto. Vediamo contro il Sassuolo tra 4 giorni cosa succederà. È l'ultima amichevole per poi vedere l'inizio di questa stagione per quanto riguarda il 2024-2025 per il calcio Padova. E niente, ragazzi, io sono super curioso di sapere la vostra nei commenti. Vabbè, questa è un'amichevole che lascia il tempo che trova, ma almeno si vince, si trova minuti nelle gambe, si cerca di capire la quadra per quanto riguarda le varie cose da mettere sul campo di tattica. Magari il mister avrà anche capito un po' meglio quale 11 titolare mettere, come appunto 11 titolare, cioè deve anche chiarirsi un po' lui, però non mi sto preoccupando su questo. È ancora troppo presto per preoccuparsi, non posso mica andare già a farmi ricoverare all'ospedale. C'è tempo per quello, ma anche no, magari, cioè, grattiamoci. E niente, mettete mi piace, un commento, iscrivetevi al canale che è gratis e mi date un supporto enorme. Alla prossima, sempre forza, Padova!